Quindi pannello a tetto per il sanitario più acqua termica naturalmente prodotta attraverso la caldaia che ora andiamo insieme a vedere. Allora, intanto io ringrazio Gilberto, lui è uno molto preciso, molto scrupoloso anche nel seguire tutti i vari passaggi del protocollo, quindi indirettamente faccio i miei complimenti a lui. Ehi ehi ehi, fermati un attimo, visto che posso, questo video te lo offro io e assieme al video ti offro la possibilità di capire quale sia la tua migliore scelta per avere caldo in casa con i migliori contributi e la cessione dei contributi stessi. Vai direttamente al blog o nel link qui sotto e dammi la radiografia di casa tua compilando il modulo di preanalisi professionale. Appena mi arriva il tuo modulo, tempo qualche giorno, ti ricontatto io. Un abbraccio, ciao! Qui per terra vedi un po' di vecchia ferraglia di quella che era la vecchia sala termica, quindi un vecchio vaso espansione, un circolatore vecchio, tubazioni dell'impianto di riscaldamento che sono state tolte, perché qui, come ti dicevo, vecchia caldaia a gasolio per la produzione dell'acqua tecnica, del riscaldamento, visto che tutto è in alta temperatura, mentre per la produzione dell'acqua sanitaria cosa c'era prima, Gilberto? Un bollitore elettrico. Prima lavorava tutto con il bollitore elettrico e ora andiamo a sostituire con questo pannello che naturalmente porterà degli enormi vantaggi da tutti i punti di vista. Ottimo, perfetto. Quindi due generatori per produrre un'utenza unica. Adesso, siccome Gilberto si è occupato di una parte, tutto il resto invece lo sta facendo Cedric, io esco di scena e lascio che loro due parlino al posto mio. Allora, se sei partito, poi il lavoro già ti sei portato avanti, ecco, dici un po' quello che è stato fatto e quello che ora andiamo a portare avanti. Vabbè, ovviamente è stata fatta la consegna al posizionamento del generatore dell'accumulo. In questo caso quindi abbiamo la casa che è dislocata rispetto al locale tecnico, quindi abbiamo delle linee sotterranee. In questo caso abbiamo quindi, se guardiamo nello specifico il puffer, abbiamo la mandata dell'impianto col circolatore di rilancio, valvola Europa di ritegno. Sul ritorno qui abbiamo il defangatore, quindi questa è la parte di riscaldamento che va via alla casa, che si va a innestare poi all'impianto esistente. Come diceva Cedric, vabbè, parlo un po' anch'io, lì ci sono la mandata e ritorno del riscaldamento, perché questa parte di sala termica è distaccata di quanti metri rispetto alla casa, Cedric? Beh, rispetto alla struttura in realtà sono 5-6 metri, però la tubazione passa sottoterra, attraversa tutte le cantine e mi pare che siano tranquillamente 20-30 metri di tubazione. Ok, qui poi Cedric ha fatto una mezza magia, e cioè quello di portare l'acqua sanitaria che prima non c'era.